80 città italiane in piazza contro le misure di rigore del governo, le manifestazioni insieme studenti e lavoratori nei cortei, molta amarezza e rabbia a Roma, Torino, scontri e violenze, ma anche in altre città, nella capitale oltre 50 fermati, tensione davanti alla sinagoga con anche incitamenti a Saddam Hussein, alla linea di Saddam Hussein. Buonasera, a dominare tutto in questa giornata le manifestazioni in tutta Europa contro la linea di rigore che nel continente, come si sa, da oltre un anno è la linea generale di tutti i paesi e dello Stato Maggiore dell'Unione stessa, la politica di risanamento, la politica che deve in qualche modo fronteggiare la situazione di crisi generale. Con una ricetta che non piace a centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza appunto nelle principali città del continente, anche in Italia, dove c'erano tante buone ragioni, c'erano tante persone pacifiche, ma ci sono stati purtroppo anche tanti episodi di violenza. La chiamata nelle piazze di 23 paesi in Europa contro i governi dell'austerity, lo slogan in spagnolo Toma la huelga, prendi lo sciopero. In Italia la CGIL si è mobilitata in 87 città, i cortei dei lavoratori si sono svolti pacificamente con slogan più amari che arrabbiati e i temi dei comizi centrati sulla solidarietà messa in crisi dai tagli della spending review. Preoccupazione per il lavoro che non c'è e una crescita che non si vede all'orizzonte. Il futuro dei giovani è incerto, anche loro hanno manifestato pacificamente contro i tagli all'istruzione pubblica. Hanno sfilato insieme ai professori precari, ma bisogna dar conto anche delle code di violenza e scontri. Si inizia a Torino con l'assalto alla sede regionale del Ministero dell'Economia. Nessuno ferma questo gruppo di appartenenti ai centri sociali che lancerà anche uova contro la sede dell'Agenzia delle Entrate, ma lo scontro con la polizia e al cantiere del grattacielo Intesa San Paolo. Vengono divelte le cancellate, gruppi di ragazzi entrano guardati sbigottiti dagli operai al lavoro. Poi un altro assalto alla sede della provincia ed è qui che un poliziotto viene isolato e pestato con mazze da baseball. È lui il ferito più grave della giornata, 8 manifestanti denunciati, uno di loro è minorenne. Non si è fermata questo atto simbolico di fronte alla sede della Deutsche Bank, la protesta a Milano, il corteo dei lavoratori del sindacato è poco distante e scorre tranquillo, migliaia di studenti usciti dalle scuole e dalle università. Questa è la frangia dei centri sociali che tenta invece di arrivare alla sede milanese dell'Unione Europea in corso Magenta. Sono ben organizzati, procedono in formazione a testuggine, partono i fumogeni verso i cordoni delle forze dell'ordine. Scontri che durano parecchi minuti, cariche dei poliziotti, i manifestanti rispondono lanciando pietre e oggetti fino alla dispersione del gruppo che cercherà più tardi di occupare i binari della stazione di Porta Genova. Il bilancio di 5 agenti contusi. Il fronte della protesta al nord prosegue a Brescia, cariche della polizia prima alla stazione, poi di fronte all'ex hotel Sirio. 3 studenti sono stati arrestati con l'accusa di travisamento e incendio doloso. E anche a Padova è stato il tentativo di 300 No Global di occupare la stazione ferroviaria, fa scattare la reazione della polizia, cariche di alleggerimento, 3 agenti contusi, un ragazzo denunciato. 7.000 posti di lavoro persi, conta la CGIL ad Ancona, ma sono i centri sociali a prendersela con le banche durante la manifestazione, con gli agenti di polizia che proteggono una donna sorpresa dal lancio di uova al banco. A Napoli tanta tensione ma nessun incidente per l'occupazione di circa mezz'ora della stazione. 300 studenti hanno lanciato petardi ma la polizia non è intervenuta. Lasciateci il futuro, lo slogan più urlato dai manifestanti. Oggi il loro presente è stato anche questo. E bisogna purtroppo dedicare anche un servizio a quello che è successo a Roma, dove tutti gli elementi che abbiamo sentito nel resto d'Italia si sono condensati. Chi voleva protestare, la stragrande maggioranza pacificamente, chi voleva tutelare i palazzi del potere con una intelligente opera di prevenzione, poi nel mezzo però violenti che attaccavano e anche una repressione che non è stata impeccabile. Le immagini documentano infatti sia dell'azione di violenza di una frangia estremista della manifestazione, sia delle reazioni esagerate delle forze dell'ordine in molti casi. Un altro giorno di guerriglia urbana a Roma, anche stavolta gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine esplodono in pieno centro storico.
Alle 2:30 del pomeriggio il corteo si ferma e si compatta a pochi passi dalla sinagoga. Fischi contro gli agenti e slogan Palestina libera, con studenti universitari e liceali, molti minorenni, tanti insegnanti e lavoratori di ogni categoria. I partecipanti dei quattro cortei che poche ore prima hanno paralizzato la città per poi riunirsi a Piazza Venezia. In un attimo la testa del corteo, fino a quel momento pacifico, si trasforma in una macchina da sfondamento. Appariscono cori, balli e sorrisi, inghiottiti da 200 ragazzi che si materializzano di colpo con i volti travisati da caschi e sciarpe. I cartelli con gli slogan diventano scudi. Sotto gli occhi dell'antisommossa si forma una testuggine compatta. Poliziotti e carabinieri chiudono le vie di fuga e si preparano allo scontro. Dalle retrovie del corteo partono fischi, bombe carta, è il segnale d'inizio. Scoppiano i petardi ad alto potenziale, uno, due, una sequenza assordante. Poliziotti e carabinieri danno il via alla carica, partono i lacrimogeni. Gli agenti avanzano sotto una pioggia di sanpietrini e colpiscono. Non c'è possibilità di fuga, anche chi è uscito di casa solo per manifestare ora è imbottigliato nel teatro di guerra. Alcuni ragazzi cadono, gli agenti li trascinano via anche con brutalità ostentata. Le forze dell'ordine sono bersagliati dal lancio di cubetti di porfido e a fine giornata conteranno 16 feriti. Ecco un ispettore di polizia in borghese soccorso dai colleghi. Nessun manifestante si è presentato nel pronto soccorso dei vicini ospedali per farsi medicare. Il corteo retrocede e si spacca. A Porta di Ripa Grande, vicino Porta Portese, finiscono tutti nelle maglie delle forze dell'ordine. 126 identificati, 14 fermati, 3 arrestati. Due sono studenti di scienze politiche di 21 e 22 anni. Uno è un abitué delle proteste Notav in Val di Susa. In mezzo a tanta violenza, decine di ragazzini terrorizzati in lacrime. Questa è la documentazione di quello che è successo nelle città italiane. Doveva essere una grande dimostrazione di forza tranquilla in Italia come nel resto d'Europa, ma anche nel resto d'Europa purtroppo ci sono state anche scene di violenza. E l'Europa unita, forse come non mai, a mobilitarsi per protestare contro le politiche di rigore ed austerità decise dai governi. In un misto di rabbia e consapevolezza per una crisi mai percepita così dura, parlano ormai su tutto i dati sulla disoccupazione, nelle grandi città d'Europa vanno in scena le proteste, anche violente. Le mobilitazioni hanno coinvolto 23 paesi dell'Unione, è la prima volta. Nei paesi più colpiti dalla crisi, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia, è stato sciopero generale. Nella Spagna del premier Mariano Rajoy, scesa in piazza per la seconda volta in pochi mesi, il bilancio degli scontri parla chiaro. 82 persone arrestate, 34 feriti, 18 tra le forze dell'ordine. Paralizzata a Madrid, scuole e uffici chiusi, treni fermi e voli cancellati. Secondo i sindacati, aderito alla protesta il 75% dei lavoratori. Gli scontri hanno segnato molte città del paese e nella capitale iberica, eccoli, sono rispuntati gli indignados. Durissime le cariche delle forze di polizia nella centralissima Gran Via. Vogliamo rendere le persone consapevoli della grave situazione che stiamo vivendo, racconta questa donna. Abbiamo il diritto di scioperare ed anche loro hanno il diritto di non aderire, ma cercheremo di far chiudere i loro negozi. Anche nel vicino Portogallo, paese che ha già ottenuto gli aiuti, ma dove la disoccupazione è comunque aumentata sopra il 15%, gli scontri sono stati durissimi. Le immagini che vedete sono arrivate poco fa da Lisbona. Il teatro è la piazza di fronte al Parlamento. Un copione è andato in scena anche in Grecia, oggi travolta dall'ennesima debacle statistica, un meno 7% del PIL nel terzo trimestre, nonostante i sacrifici. Tutto quello che abbiamo ottenuto, tutti i diritti che abbiamo vinto con tante battaglie e sforzi nel corso degli ultimi 50-60 anni, sono cancellati in una notte. In questo paese non c'è più niente di stabile. Anche a Bruxelles centinaia di manifestanti hanno protestato davanti alle sedi della Commissione e del Consiglio europeo. Le manifestazioni ci sono state anche in Germania, paese che può vantare un'economia più solida e da dove proprio la cancelliera oggi ha ribadito la linea della fermezza. Il diritto allo sciopero è un grande diritto delle democrazie, ha detto la Merkel, ma ciò che è necessario va fatto lo stesso. E questo è quello che è successo in questa giornata di piazza in Europa. E vediamo adesso come c'è un'altra parte fuori dagli schieramenti tradizionali che fa parlare di sé, nel bene e nel male verrebbe da dire, perché oggi c'è una scelta forte del Movimento 5 Stelle di respingere i rimborsi elettorali per il successo nelle elezioni siciliane, mentre Grillo, proprio sul tema degli scontri di piazza, invita i poliziotti a fraternizzare con la protesta, e stasera c'è un Red d'Azione in Emilia che coinvolge anche Favia e la Salsi, due
consiglieri che sappiamo essere nel mirino appunto dei vertici del Movimento 5 Stelle stesso. I conti li faranno meglio in un secondo momento, ma nemmeno la più pignola delle maestre avrebbe il coraggio di metterli dietro la lavagna. Perché sarà anche un atto simbolico, un gesto plateale, come si dice, ma è prima ancora un gesto che va per di più in senso esattamente contrario alla corrente spendacciona che le cronache politiche non si stancano di raccontarci. Con due lettere, una alla Camera dei Deputati e l'altra all'Assemblea siciliana, il Movimento 5 Stelle ha rispedito al mittente i cosiddetti rimborsi ottenuti per le elezioni siciliane, circa 800.000 euro. Per i 285.000 voti ottenuti alle ultime elezioni per 15 rappresentanti del movimento di Beppe Grillo che del no ai finanziamenti pubblici, si chiamino o no rimborsi, ha sempre fatto il suo vessillo di battaglia. Il suo portavoce Giancarlo Cancelleri ha già anticipato la presentazione di un disegno di legge per tagliare gli stipendi ai parlamentari. Sarà il nostro primo atto, ha detto, ma temo che farà la fine del porco. Quello della restituzione non è però per Grillo l'unico fatto della giornata. Sul suo blog scende metaforicamente in piazza su posizioni pasoliniane in una guerra non ancora dichiarata tra le giovani generazioni, una in divisa e l'altra in maglietta, mentre i responsabili stanno a guardare sorseggiando il tè. Polizia, continua Grillo, chi stai difendendo? Chi è colui che colpisce a terra? Un ragazzo, uno studente, un operaio? E quello è il tuo compito? Non ti ho mai visto colpire un politico corrotto. Soldato Blu, il titolo del blog, è riferito al poliziotto e non al film sull'attacco dei nordisti all'indiani Cheyenne. Un attacco però Grillo potrebbe averlo questa sera stessa in quella regione, l'Emilia Romagna, da cui finora sono arrivate, oltre che alle gioie, anche dolori. Che hanno nomi e cognomi Giovanni Favia e Federica Salsi, il primo autore del famoso Fuori Onda di Piazza Pulita, la seconda per le più recenti vicende legate alla partecipazione a Ballarò e al paragone fatto pubblicamente tra il Movimento 5 Stelle e Scientology. A Bologna e Ferrara, due riunioni quindi che arrivano alla scadenza del semestre fissato dal Movimento e che promettono scintille, non senza qualche scricchiolio interno, visto che se la Salsi aveva criticato Grillo per il suo sostegno a Di Pietro, Favia ha già pensato come sponda in Parlamento per varie interrogazioni proprio a Francesco Barbato dell'Italia dei Valori. Allora, questo è successo in Italia e in Europa.